proseguendo per le fogne, però. Dove finiamo? Al guado dell'incudine. L'incudine. Non ho preso il corvo, peccato. Lì c'è una porta chiusa. Lì non c'è nulla. Vediamo cosa c'è qui. È un martello. Dai, forza. Che stai aspettando? Non ho abbastanza forza. Senza mani. Faresti meglio non toccare le cose degli altri. C'hai ragione però, eh. La Madonna. Ultim. Tu conosci me. Ma io non conosco te. E non mi piacciono gli sconosciuti. Soprattutto quelli non invitati. E forse conta più cosa tu stia cercando che non chi tu sia. Sono qui per il martello nero. Beh, l'hai trovato. Davvero? Beh, sei libero di fare un altro tentativo. Dopodiché è meglio che non ti faccia più vedere qui intorno. Sì. Molto simpatico. Che c'è ora? Il martello nero. Sei tu. Ma va, davvero? Fa come vuoi. Ma lascia che io ti sveli un segreto, ragazzo. Voi? Vedi, quello a terra è di gran lunga il più abbordabile dei due. Beh, mi fa piacere, guarda. Wait. Occhio. Aspetta, con calma. Attenzione. Porca troia. Stai tirando bicchieri contro un muro, ragazzi. Tua lama è inutile contro di lui. Forse c'è un altro. Attenzione! E forse c'è un altro modo, sì, aspetta. Forse l'unico modo è tirargli la roba. Stai tirando bicchieri contro un muro, ragazzi. Lo vedo. Sbaglio, o mi stai tirando dentro? La spalla è grossa. Ma io di più. Aspetta. E a sto punto. A sto punto penso sia l'unica opzione. Mai che avevo. Stato sfiorato per millenni. Beh, non avevi mai non ti eri mai scontrato contro un guerriero. 100 anni. Sin da quando Abaddon ci fu portato via, ho pregato per questo momento. Di trovarmi? Vorrei averti processato nella città bianca per i tuoi crimini. Ma finché questo mondo non sarà libero dal distruttore, non vi potremo entrare. E la giustizia non aspetterà. Ti giudicherò io, qui e ora! E quando mai? Clink! Puttanega! La tua giustizia può attendere la fine del nostro litigio, tesoro! Non è bello mettersi in mezzo a una baruffa che non ti riguarda! Questo è vero! Andiamo, volate via, piccioni! Prima che vi spegno! Blasfemo, sei tu che ti schieri in una battaglia che non ti riguarda. Non ce la facevo io, ce la farai tu. Permettimi. Clink. Ah, pensavo lo richiamasse col pensiero. Mi aspettavo lo facesse volare via, non che esplodesse. Ecco che ti succede se tocchi le cose degli altri. Mi chinerei se fossi te. E c'ha ragione però, eh. Lasciate stare le cose degli altri. Oh, cazzo. Vai avanti così, ragazzo. È una sfida chi li uccide di più, eh? Cederemo. No, e dai, ma lui è già in vantaggio. I miei cuscini devono essere impotenti. No, e dai. Non mi puoi fregare le uccisioni, sono mie.
attacco. Io ti ho lasciato vincere. È mio, l'ho ucciso io. Spero che questo antico sappia dove sta andando. Siamo venuti per il cuore dell'affranto. Fidati che penso che lui lo sappia dove sta andando. Ma dai, io stavo venendo di qua a cercare di uccidervi. Non vedo. Siamo... non so dove sono. Siamo 7 pari? Beh, spero che a questo punto allora il tizio ci dia il prima possibile qualcosa per rompere questi cristalli. Clink! Hai voglia. Ma dai! Smash di quadrato! Ti spacco in due, maledetto nano! Gli ho dato una capocciata in faccia per... in faccia, per caso? Vabbè, ma è durata più l'animazione che il combattimento qui, Dai, sono in vantaggio. Non te la caverai così facilmente, mio caro martello nero. E il bello che lui li chiama piccioni comunque. Qua mi serve il fuoco. Qua mi serve il fuoco se voglio passare. Carichiamo lo shuriken. Il cavaliere si avvicina. Non è che mi avvicino, sono qui. I miei cuscini devono essere impotenti. E c'ha ragione. Allora, fermi tutti. Allora, fermi un attimo. Perché io non ho pelle dura? Perché non ce l'ho equipaggiata. Ecco fatto. Aspetta, vieni qua. Non voglio perdere il mio vantaggio. Dai, mi ha rubato la kill. Che stronzo. Allora, aspetta un attimo che mi vado a ricaricare la vita. Non mi superare mentre non ci sono, arrivo, dammi un attimo. Dammi un attimo che arrivo. Eccoci qua. La miseria. Non cedere giustizia. Magari ora il tizio mi fa: ehi, mentre non ci sono, cerca di non barare. Dove sei? E mo' hai rotto il cazzo, però. Ecco fatto, finalmente. Ma lui dov'è? Boh, vabbè, io intanto di qua probabilmente non ci tornerò mai più. Almeno mi ricarico. Eccone un altro, ti pareva?
Allora, no, 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 no. Ecco fatto. E cosa stavo aspettando? E io come passo? Non ce l'ho fatta. Come passo io? Scusami un attimo. Ah, c'era un altro passaggio. Bravo io che non l'ho visto. Ti dispiace stare fermo? Ecco fatto. Ok, questo non distrugge. R2 per eseguire i tiri rapidi, premi e tieni premuto R2, L2 per caricare i potenti proiettili e dare ad effetto. Ah, ok, mi ha fatto passare lui. Oh, se i proiettili sono infiniti a me va bene uguale, eh. Certo che gli angeli se la cantano e se la ridono da soli, eh. Creano le stesse armi che possono ucciderli. Beh, sì, in questo momento sì. Bene, allora l'aspetto la giustizia. Bene, bene, non cedere, io intanto vi distruggo tutti. Ok, non posso ancora distruggerli. Lo vedo, un attimo. Anche da me serve aiuto. Oh, poi gli angeli creano armi con munizioni infinite. Bravissimi, così mi piacete. Ah, io ti ho lasciato vincere. Ti ho lasciato vincere, sono avanti di 15 punti. Olè. Beh, direi che è andata bene, no? Mi apri il passaggio, per favore? Io ti aspetto qui. Altri angeli in arrivo? Non mi sembra. Dai. Attenzione! Però. Ah. E scusami, e io come passo? Giusto? Mi sembra anche questo un buon compromesso. Sì, 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 tutto quello che vuoi. Guarda, quello che dicono tutti ogni volta che perdono. Io continuo a sparare finché si può, guarda. Detto sinceramente, possiamo anche aspettare un attimino che almeno sono sicuro di vincere questa sfida. Oh no, altri col fucile gigante. È una sfida chi spara più velocemente qui, allora. Mi fa ridere il fabbro. Adesso? Sono già ormai 10 minuti che mi sto mettendo in mostra io. Oh, finalmente. Ah, beh, è stato... Guarda, le armi non si rompevano, erano munizioni infinite... Col cavolo che l'avrei lasciata giù. Certo, stavo quasi per crepare, ma... Ehi! No, cosa stai facendo, guerra? Guerra? Minchione! Mamma mia! Ehi, guarda un po', un frammento della furia.
Ce ne mancano uno, due, tre. Perfetto. Altri tre frammenti e avanziamo. Ah, ora si scende. Perfetto. Ah, aspetta. No, non posso saltare, peccato. Sì, ma non posso saltare veramente. L'avrei tenuto volentieri il fucile. Però, giusto per sicurezza... No, beh, stavo per dire, giusto per sicurezza mi curo, ma non ne vale la pena. Perdi qua, straniero. Un attimo che arrivo. Ah, grazie. Grazie, perché stavo per consumare inutilmente una cura con quello che costano. Quanto siamo di anime di nuovo adesso? Giusto per curiosità, 1500. Beh, meglio di nulla. Ah, ecco come si fa quell'attacco. Aspetta. No, col triangolo non lo possiamo ancora fare. Non l'avevo comprato. Hai vinto. Punto e basta. Sì, con una vittoria schiacciante, amico mio. Dottrina del combattimento. Questo potenziamento incrementa la velocità di accumulazione di esperienza con l'arma e il livello dell'armatura di guerra. Ci deve essere un altro modo. Farlo fare a lui? Grazie. Sono passato. È inutile che rimani lì. Non andrai da nessuna parte, cavaliere. Non puoi sfuggire al tuo destino. Abaddon sarà vendicato. Allora scontriamoci. Sono l'idea di ucciderla. Mi hai dato un fremito. Ma tanto tu non fai nulla. Mentre lo fai. Non è che ti sottovaluto, sei tu che ti sopravvaluti. A proposito, visto che l'abbiamo appena preso, allora calmi tutti, mettiamo il potenziamento che ci aumenta la velocità di apprendimento dell'arma, però lo metterei sulla falce perché è molto indietro, mentre sulla spada mettiamo il maestro d'armi. Ah, tu mi lanci lo shuriken. Ma stai buona, scema. Non sei l'unica che può lanciare onde d'aria, eh. Sconfitta. Aiuto, mi portano via. Forse sei davvero chi dici di essere. Ma certo che lo sono. I piccioni sembravano proprio convinti, ma io no. Quindi, ancora una volta, tu conosci me. Ma io non conosco te. La tana dell'affranta. L'affranta si trova al di là. Ho sigillato bene i passaggi per tenere i suoi cuccioli fuori dal mio cortile. Quei piccoli bastardi venivano qui non invitati, portandosi via cose non loro. Beh, certo. Io sono chi affermo di essere. Non mi sembra. Devi uccidere l'affranta. E se riesci anche a uscire vivo da quel buco, sarà una bella prova. Poi, te lo prometto, potremo parlare. Grazie. Ora vattene dalla mia proprietà. Out of my swamp. Nel giardino. Che ci fate nella mia... com'è che si chiama? Nella mia palude! Elimina l'affranta. Beh, direi che allora ci possiamo fermare qui. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!